Life Social. Bentrovati amici di Live Social, qui Virginia per Radio News 24. Anche oggi tante interviste, tante storie, ma soprattutto qui ai microfoni di Live Social sempre tantissimi ospiti, esperti del settore. Con noi oggi Gianluca Ciraci, osteopata, con il quale affronteremo l'argomento della cervicalgia ed emicrania. Quindi insomma Gianluca ci aiuterà un attimino a capire meglio quali sono queste problematiche, come affrontarle con l'osteopatia, insomma quali sintomi. Intanto vi ricordo la pagina Facebook Live Social e gli hashtag interviste storie. Andiamo sul web a seguire quelle che sono le storie che più ci appassionano. Gianluca, ciao, ben trovato. Ciao, ciao. Eccoci qua. Allora Gianluca, grazie intanto per essere qui con noi e dedicarci il tuo tempo e le tue competenze. Gianluca, tu sei un osteopata e con te parliamo di quella che è la cervicalgia ed emicrania. Intanto cerca di spiegarci un attimino, di spiegare ai nostri radioascoltatori come l'osteopatia può insomma affrontare queste due problematiche. Ok, l'osteopatia che cos'è? Consiste in una serie di tecniche di manipolazione finalizzate al ripristino di alcune funzionalità del corpo. Certo. Quello che fa per lo più l'osteopatia qual è? Cercare di ristabilire l'autoguarigione del corpo, perché ogni corpo è incapace di autoguarirsi con i vari sistemi che ha già dalla sua nascita. Certo. E quindi quello che faremo con l'osteopatia attraverso queste tecniche manipolatorie, comunque sia tecniche, soprattutto nel caso delle emicranie di drenaggio dei segni venosi, sarà andare a risolvere o quantomeno alleviare il dolore che affligge i pazienti afflitti appunto da emicranie. Molto spesso però che cosa succede? Che i pazienti avvertono in contemporanea con questa emicrania dei dolori ai muscoli del collo oppure della rigidità cervicale, e alcune volte ci possono essere anche quella sensazione di leggera vertigine. Certo. Quindi in caso di emicrania è importante andare a controllare la rigidità dei muscoli della zona cervicale alta quindi le zone delle vertebre atlante di Pistofeo. Successivamente anche i muscoli maggiormente implicati, maggiormente rigidi, sono il trapezio, che è quel muscolo che può essere più rigido nelle zone di cervicalgia, e anche uno stato di forte contrazione di tutti i muscoli della zona cervicale. Questo andrà poi ad irritare il nervo vago, che è un nervo importantissimo, è un nervo responsabile di numerosissime funzioni a livello organico, la digestione, il battito cardiaco, il tono dei muscoli viscerali. L'emicrania, in termini emicrania, in italiano significa dolore a metà del capo, però deriva da un termine francese che è migraine, che include però una sintomatologia più ampia, insieme di vari sintomi, come in questo caso è più giusto dire cefalea in italiano. E può avere diverse etiologie, può essere digestiva, cioè il paziente è a conoscenza di alcuni alimenti tabù che appunto gli portano mal di testa, oppure ciclica, cioè generalmente femminile con il ciclo appunto, da decompressione, cioè l'emicrania appunto in questo caso, la cefalea, avviene dopo un rilassamento della tensione muscolare e il cosiddetto mal di testa del sabato e della domenica, perché la gente magari lavora tutta la settimana in tensione. Certo. La domenica si rilassa e quindi ci può essere questo tipo di mal di testa. Ho capito, però ecco, possiamo comunque rivolgerci ad una figura come la tua, insomma, anche per un po' di prevenzione magari, no? Prima di arrivare poi all'apice estremo di questa problematica. Certo. Gianluca, noi ti ringraziamo, intanto vado a dare ai nostri radioascoltatori qualche indirizzo per poter approfondire ovviamente l'argomento e magari chiederti anche qualche consiglio. Do delle finestre social, Facebook ed Instagram, Gianluca Ciraci osteopata. Abbiamo anche un indirizzo dello studio di Gianluca, che è a via Cairoli 11 a San Michele Salentino, quindi ecco, insomma, avete tutti i dati per contattare Gianluca e insomma chiedergli anche una consulenza in più. Io ti ringrazio per essere stato qui ai nostri microfoni, per la tua esperienza e la tua professionalità. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao Gianluca. Live Social.